giocati, 42-31. La CNOR ha avuto un massimo margine di vantaggio di 13 punti, ridotto comunque in alcune circostanze a 9 dall'Arimo di Bologna. 42-31 con l'Arimo a impostare l'azione d'attacco in campo con Zatti, Bucci, McNeely, Fight, Albertazzi, quintetto base della squadra allenata da Mauro Di Vincenzo, mentre per la CNOR Bologna ci sono Brunamonti, Richardson, Bon, Binelli e Clemon Johnson. Il canestro da tre punti è di Zatti, il play dell'Arimo, la squadra in attacco in questo momento, la CNOR Bologna allenata da Ettore Messina. 42-34 dunque, possiamo dire che è il minimo vantaggio CNOR praticamente nelle ultime battute di questo incontro. Binelli non riesce a concludere un'azione abbastanza complicata, un Binelli abbastanza valido nel corso del primo tempo. Albertazzi per l'Arimo, al tiro lo sbaglia, ottimo questo rimbalzo d'attacco, spettacolare tap-in di Chris McNeely, grande saltatore, giocatore molto spettacolare. 1 minuto e 30 secondi giocati, la panchina CNOR aveva chiesto il time out ma dal tavolo non è stato concesso e l'Arimo sta sfruttando un momento particolarmente favorevole, si è portata a meno 6, 42 CNOR, 36 Arimo, e fallo ora fischiato alla difesa Arimo. Avremo Clemon Johnson in lunetta con i tiri liberi, gli arbitri sono Fiorito e Maggiore di Roma. In lunetta dunque per la CNOR Bologna, Clemon Johnson, 2,8 m, 33 anni, un giocatore precisissimo al tiro, al 63% di realizzazione in campionato, utilissimo ai rimbalzi, ne conquista mediamente 9 a partita. Un giocatore che con i professionisti ha vinto un titolo con Philadelphia nell'83 ed è indubbiamente uno dei migliori pivot in circolazione nel campionato di A1 in Italia. Ancora un tiro libero per lui, 44-36 il punteggio per la CNOR, 1 minuto e 40 secondi giocati. Chris McNeely contrastato da Gus Binelli, va a segno McNeely. Roberto Brunamonti, ancora per Binelli, 44-38 il punteggio. Soltanto 6 punti di distacco fra le due squadre. Nel primo tempo la CNOR indubbiamente aveva dato l'impressione in alcuni momenti di poter dominare la partita. Ora c'è un fallo fischiato a McNeely su... Fallo è fischiato a Dev Feitl su Gus Binelli. Vedete l'arbitro Maggiore vicino a Gus Binelli che si incarica dei tiri liberi. Assegno il primo. Gus Binelli è stato una delle grandi promesse del basket italiano, si è formato nelle università americane, era stato scelto addirittura dai professionisti, da lui ci si attendevano sfracelli, si è un po' bloccato nella sua maturazione, è sempre lì una grande promessa inespressa, uno che potrebbe dominare in Europa, gli manca sempre un pizzico per convincere. Oggi comunque sta giocando una discreta partita. Arimo in attacco con 8 punti da recuperare. Bucci a segno, 46-40, indubbiamente inizio di ripresa favorevole alla formazione di Mauro Di Vincenzo, che ha notevolmente migliorato il suo lavoro in difesa. Richardson per Lauro Bon. Ancora Richardson per Roberto Brunamonti. Servito bene Gus Binelli che sbaglia la conclusione, recupera palla McNeely. Messina chiede il time out. Zatti per Dev Feitl. Fallo di Binelli. Lo scontro Binelli-Feitl fra due giocatori di 2,13 m. Molto interessante, c'è il time out richiesto da Ettore Messina, mentre Pasquale Saraceno, il regista, ci ripropone questo intervento di Binelli su Feitl. Vediamo se Franco Lauro ha qualche ospite al suo microfono. Sì Gianni, sono in tribuna stampa ricordando che sono presenti personaggi del mondo dello spettacolo come Lucio Dalla, Luca Carboni, Andrea Mingardi,
e qualche altro ancora, calciatori come Beppe Dossera, per esempio Bolognese Doc, ma sentiamo anche i giornalisti, Lorenzo Sali del Resto del Carlino, il giornale della città. Un buon inizio di ripresa per la Fortitudo. Un buon inizio di ripresa dopo un primo tempo disastroso, soprattutto in attacco, con la squadra, con l'Arimo che ha tirato col 32% al tiro, quindi percentuali bassissime. Partita, io dico, riaperta dal punto di vista strettamente nervoso, secondo me, quando Richardson è andato provocatoriamente a esultare alla fine proprio del primo tempo sotto la curva dell'Arimo. E a rientro in campo, dopo l'intervallo, la Fortitudo si è presentata con un parziale di 7-0 che dal punto di vista proprio della tensione nervosa ce la dice tutta. Certo, vorrei sentire anche altri colleghi, Flavio Valetti del Corriere della Sera, un inizio di ripresa che apre le porte del successo, come dicevamo proprio all'inizio della trasmissione, all'Arimo, dopo un primo tempo alquanto deludente. E sembra che il primo tempo sia stato caratterizzato da questa soverchiante superiorità di Brunamonti in regia e ha limitato completamente le azioni date, praticamente l'Arimo non è mai riuscita a servire i lunghi e soprattutto era imprecisa al tiro. Forse inizio di ripresa piuttosto favorevole sotto il profilo del punteggio ha dato anche un po' di morale, mi sembra che in questo momento sia la CNOR ad avere un attimo di sbandamento, comunque la vedo ancora molto aperta. Maurizio Bezzecchi, come può mettersi a questo punto il derby di Bologna? Maurizio Bezzecchi della Gazzetta di Reggio, un primo tempo che sembrava preludere a un facile successo della Virtus Knorr, l'Arimo ora si è riportata molto vicina a sole 8 lunghezze, mi pare che fra l'altro ci sia un clima incandescente, tutti vicino al tavolo. Gianni, sei riuscito adesso a capire i motivi della nuova protesta? Beh, c'è un canestro in discussione dell'Arimo. L'Arimo sostiene di avere 40 punti, la Knorr ovviamente sostiene che ne hanno 38, come segna il tabellone, il nostro punteggio è 46-40, ma chiaramente il nostro punteggio, lo ripetiamo anche per gli ascoltatori, non fa assolutamente testo, contano soltanto i dati che vengono forniti dal tavolo. In proposito possiamo ricordare ad esempio che nella finale scudetto dello scorso anno noi avevamo dato i 5 falli di King nell'ultima partita fra la Philips e l'Enimont, ma chiaramente al tavolo non risultavano e dunque King ha continuato regolarmente a giocare. Il punteggio del tabellone dice 46-38 per la Knorr sull'Arimo, si gioca da 3 minuti e 7 secondi nella ripresa e si continua a discutere. È chiaro che in una fase di piena rimonta per l'Arimo Bologna è importantissimo ridurre ulteriormente lo svantaggio. Vedete al tavolo Giancarlo Sarti in piedi in questo momento con i capelli un po' brizzolati. Giancarlo Sarti, general manager dell'Arimo Bologna, è stato un grande giocatore, ha avuto 12 presenze in nazionale. Dall'altra parte a discutere c'era Achille Canna, che è il direttore sportivo della Knorr Bologna, di spalle in questo momento anche lui, ex grande giocatore, 70 presenze in nazionale. Si Gianni, continua lì? Sì. Sì. Ecco, sentiamo allora Maurizio Bezzecchi, la difesa della Virtus nel primo tempo aveva fatto la differenza. È sembrato che nei primi 3 minuti del secondo tempo, a parte l'inizio al fulmicotone della Fortitudo, qualcosa si sia modificato anche nei meccanismi difensivi della Virtus. C'è da dire che nel primo tempo la difesa della Knorr era riuscita a sporcare molto i passaggi della formazione dell'Arimo e questo anche e soprattutto aveva messo in difficoltà la regia, come ha detto in precedenza Vanetti. Adesso nella ripresa, con questo parziale di 7-0, l'Arimo è riuscita soprattutto a distendersi maggiormente in velocità e è riuscita a sfruttare la grande spinta di Bucci. D'altro canto, chi conosce l'Arimo non poteva pensare che questa squadra, che contro le grandi si trasforma e diventa veramente una grossa formazione, potesse mollare così facilmente. La Knorr in questo momento sta forse ripiattando un attimo, ha giocato un primo tempo quasi perfetto, sospinta inizialmente dalle sue guardie, ha avuto anche un grosso contributo a rimbalzo da un Richardson che vediamo rispetto alla scorsa stagione trasformato veramente in un uomo squadra. L'Arimo adesso si affida a questo suo uomo guida, cioè Bucci, che è veramente un grande e sta forse cercando anche di portare la partita sul piano di bagarre, naturalmente corretta, perché il suo cuore e la sua grinta in questo momento topico della gara possono essere importanti. Perfetto, Maurizio Bezzecchi della Gazzetta di Reggio, io intanto mi sposto, Gianni, vado a raggiungere proprio il settore dove si trovano Lucio Dalla, Andrea Mingardi, sì, e qualche altro. Intanto mi pare che è finalmente chiarito, si possa, sì, riprendere, cioè, a giocare. Ti ricedo linea microfono. È chiarito il giallo dal tavolo, dunque 46-38 il punteggio ufficiale di questo incontro fra la Knorr
di Bologna e l'Arimo, sempre di Bologna, si gioca, ricordiamo, in casa Arimo, 16 minuti e 45 secondi da giocare. Dev Fight al tiro, lo sbaglia, recupera il rimbalzo d'attacco Chris McNeely e c'è rimessa assegnata all'Arimo in zona d'attacco. McNeely voleva il fallo di Clemon Johnson. Atmosfera piuttosto accesa, d'altronde come un classico di una stracittadina, l'unica che si gioca quest'anno in campionato. Ricordiamo, si è giocato in Coppa Italia invece a Livorno fra Enimont Livorno e Garessio 2000, un'altra partita di altissima tensione, anche se bisogna dire che c'è una differenza, perché qui a Bologna si vede il tifo delle due parti, Arimo e Knorr, mentre a Livorno i posti sono tutti venduti in abbonamento e praticamente ogni derby è permesso soltanto ad una delle due parti. Ha segnato Bonn, 49 Knorr, 38 Arimo, si è riportata dunque la Knorr con un margine di vantaggio un po' più rassicurante, 4 minuti giocati nella ripresa, un derby vissuto in tutta la città anche in questi giorni di vivaci discussioni pre-partita. Tutto esaurito e a Bologna non si parla d'altro, pur essendo il sabato prima di Natale solitamente chiaramente dedicato soprattutto agli acquisti e ai regali. Bologna oggi è praticamente ferma ad assistere a questo derby. Vediamo Roberto Brunamonti in attacco per Richardson, va al tiro Rai Sugar Richardson e lo sbaglia. L'Arimo ha la possibilità dunque di ridurre lo svantaggio, ottimo questo pallone per Chris McNeely sul quale intervengono tre uomini della Knorr. Il fallo è attribuito a Richardson, la decisione dell'arbitro Fiorito, Richardson due falli, il miglior marcatore della partita Richardson con 12 punti assieme a Brunamonti e 12 anche di McNeely per l'Arimo. Ora Chris McNeely e tiri liberi, sbaglia il primo, questo giocatore che lo scorso anno è stato fondamentale nella promozione dell'Irgedesio in A1, Chris McNeely, 20 punti di media partita e 13 rimbalzi, colonna indubbiamente dell'Arimo, era stato seconda scelta dei professionisti. Roberto Brunamonti, più 11 per la squadra in attacco, Clemon Johnson sul quale c'è Dev Fight, ancora Richardson. Vediamo Binelli che ha cercato l'uno contro uno con McNeely, intervento di McNeely, rimessa in zona d'attacco Knorr. La Knorr indubbiamente società più titolata, ha vinto 10 scudetti, l'ultimo, il primo nel 45, l'ultimo nell'84 alla guida di Alberto Bucci, ha giocato una finale di Coppa dei Campioni. L'Arimo Bologna è anche come società più recente, la sezione basket è stata fondata soltanto nel 62, mentre quella della Virtus risale addirittura al 1927. L'Arimo ha ottenuto il miglior risultato con un terzo posto nel campionato 76-77, ha giocato anche una finale di Coppa Corac, sempre nel 77. Ma negli ultimi anni si è presa anche qualche piccola soddisfazione nei derby. L'Arimo resta clamoroso il ricordo di un playoff di due anni fa in cui l'Arimo eliminò la Knorr con un secco 2-0. Vediamo l'attacco di McNeely in questo replay e Chris McNeely in lunetta con i tiri liberi, 0 su 2 per lui, 9 rimbalzi conquistati, 0 su 2 dalla lunetta, 6 su 9 al tiro in azione. McNeely ora realizza, mentre continua a essere netta la superiorità Knorr ai rimbalzi, 29 contro 24. La Knorr ha anche migliori percentuali al tiro. Sbaglia secondo tiro libero McNeely. 51 Knorr, 39 Arimo Bologna, 12 punti di vantaggio. Dunque l'Arimo è riuscita a risalire fino a meno 6. Poi la rincorsa è stata fermata dal time out richiesto da Messina e da tutte le discussioni che ne sono seguite. Binelli a segno. Vediamo Bucci per Zatti, Albertazzi. Albertazzi c'è Richardson, Chris McNeely. Servito molto bene sotto canestro, George Bucci.
è andato a realizzare Giorgio Bucci, 36 anni, al suo 11° campionato in Italia, gioca come italiano a tutti gli effetti, aveva iniziato come oriundo, è il 6° fra i marcatori del campionato di Serie A nella storia, di quelli che ovviamente ancora in attività. Oltre 6.700 punti realizzati in Italia. Sbaglia Bon, e il tapping vincente in attacco è di Clemon Johnson, 55 Knorr, 41 Arimo Bologna, 13-26 al termine, time out, sentiamo Franco Lauro. Abbiamo Gianni, abbiamo Lucio Dalla, diceva poco fa Lucio una partita stranissima. Una partita stranissima perché indipendentemente che la Knorr ha fatto un grande primo tempo e l'atteggiamento remissivo e poco battagliero dell'Arimo, alla quale io credo molto e che mi ha sorpreso. L'altra cosa che ha reso strano l'incontro, questo fantomatico canestro da due punti dato o non dato. Ecco, da quel momento, fra l'altro, dal 38 al 46, l'Arimo ha segnato soltanto poc'anzi tre punti. La cosa grave è che è stata penalizzata la squadra che in quel momento stava recuperando. Quindi al di là del fatto di aver dato due punti in più o due punti in meno, non lo so, è sicuramente un dato che l'Arimo sia stata penalizzata per questa attesa di quasi tre minuti, insomma gli è stata bruciata la rimonta. C'era un'altra notazione tecnica interessante, il comportamento sotto canestro direi a livelli eccellenti di Gus Binelli. Binelli credo che stia facendo una partita tra le migliori di tutta la sua storia, anche perché nel primo tempo ha fatto tutto quello che voleva con Feitl e continua a giocare con intelligenza e determinazione, e quando Binelli gioca così la Virtus è fatta per vincere. E questo era Lucio Dalla, che lo ricordiamo è anche l'autore della sigla iniziale di Basket in Diretta, ma mancano 12 Franco. Primi e 53 secondi al termine della partita qui al Palasport di Piazza Sarita, 41 per l'Arimo in difesa, 55 per la Knorr che perde palla e contropiede ora lanciato da Chris McNeely, poi Feitl per Bucci nell'angolo, linea ancora Gianni De Cleva. Ecco Franco, volevamo proporre, se Lucio Dalla è d'accordo, di sentire un minuto di sua telecronaca di questo incontro, magari un'azione d'attacco Virtus. Ecco allora, come lancia Gianni De Cleva, sentiamo il commento di Lucio Dalla su questa azione della Virtus con Richardson che ha la palla. Sì, ormai è finita, è stata un'azione bellissima perché c'è stato un taglio imprevisto, non è uno schema da parte di Brunamonti, è stato bravissimo credo McNeely a anticiparlo e ritorna l'azione, penso che questa dovrebbe essere l'azione per liberare Bon al tiro, ora dovrebbe scaricare, ecco c'è un fallo. Lo schema era che a questo punto Brunamonti entrasse e passasse la palla a Bon che libero doveva tirare. Bon ha un'ottima mano, vero Lucio? Mi sembra sottotono in questa partita, anche perché è una partita in teoria favorevole a lui, probabilmente deve ancora scaldarsi, quando entra in tiro non sbaglia quasi più, forse lo farà o forse no. Bene, su questa azione ancora forzata di Brunamonti in entrata, ma Brunamonti è bravissimo a recuperare il rimbalzo, applausi per lui, 12 primi alla conclusione, avete sentito? Si è cimentato anche nel commento in telecronaca Lucio Dalla. E allora seguiamo ancora questa azione con Gianni De Cleva, Lauro Bon al tiro da tre, va a segno sul ferro, la palla ha ballato, poi ha beffato l'Arimo che va subito in contropiede con McNeely, anche McNeely sfortunato in questa conclusione da tre. Ancora un canestro fallito, rimbalzo di Feitl, fallo sotto canestro di Gusminelli e anzi è di Lauro Bon, linea Gianni De Cleva. E il fallo dunque di Lauro Bon, dobbiamo fare i nostri complimenti a Lucio Dalla anche per la telecronaca, evidentemente sa fare bene tutto. E 11 minuti e 38 secondi al termine, Knorr 58, Arimo Bologna 43, il massimo margine di vantaggio della partita per la Knorr. Indubbiamente quel canestro beffardo di Lauro Bon, la palla aveva battuto il ferro esterno, ha avuto un rimbalzo stranissimo, è andata dentro, è psicologicamente molto importante, in positivo per la Knorr, in negativo per l'Arimo, che paga psicologicamente indubbiamente quella lunga discussione al tavolo, con risultato per lei negativo, 58-44, 11 minuti e 35 secondi da giocare. L'Arimo comunque ha dimostrato di poter ancora rimettere in discussione questa partita estremamente vivace, estremamente tesa. C'è Dalla Mora, il giovane Dalla Mora su Richardson che va a servire Clemon Johnson, su quale c'è Feitl, Coldebella per Gus Binelli, Binelli al tiro, sbaglia, lotta ai rimbalzi, la rimessa è assegnata in attacco alla Knorr Bologna, 11 minuti e 14 secondi al termine.
Dicevamo, si gioca al Palazzo dello Sport di Piazzale Azzarita, un impianto costruito nel 56, soprannominato il Madison del basket italiano. Una volta era indubbiamente un impianto modello, ora dimostra il peso degli anni e fa ritenere che ormai sia il momento di dare a Bologna un impianto molto più ampio che possa contenere la passione sportiva. Il basket oggi avrebbe richiamato indubbiamente al Palazzo dello Sport almeno 15.000 spettatori. Albertazzi per Dalla Mora, Feitl sbaglia, rimbalzo conquistato da Albertazzi, in attacco per Larimo, ancora per Feitl. Feitl è un giocatore un po' discontinuo, alterna ottime cose come questo canestro ad alcuni momenti di pausa abbastanza sconcertanti. Anche il suo andamento da partita a partita non è... Il fallo di Dalla Mora, dicevamo di Feitl, il suo andamento anche di partita in partita cambia molto. Vedete, il regista Saraceno ci ha riproposto l'intervento di Dalla Mora su Richardson, mentre nella Knorr esce Binelli ed entra Gallinari, utilizzato anche nel corso del primo tempo per dare fiato ai due lunghi. Coldevella si incarica di portare palla in questo momento. La Knorr ha fuori Brunamonti e Binelli, c'è un fallo fischiato ad Angeli per Larimo Bologna. Si incarica della rimessa in zona d'attacco Richardson. Coldevella e Bon contemporaneamente in campo in questo momento sono i due acquisti dell'estate della Knorr, che ha un po' rivoluzionato la sua formazione cedendo Villalta, rinunciando a Bonamico e guardando al futuro, al rinnovamento, con appunto Coldevella e con lo stesso Bon. Grande stoppata di Clemon Johnson, palla recuperata però dall'Arimo. 9:57 al termine, Knorr 60 Arimo 46. Dalla Mora per Spiligoi, in questo momento sostituisce Chris McNeely. Dev Feitl sbaglia ancora, Feitl a 4 su 15 al tiro, una percentuale pessima, d'altronde tutta la squadra ha soltanto il 35% di realizzazione. Coldevella, Richardson rovescia bene per Bon, che questa volta non ha fortuna nella conclusione oltre la linea di 6:25. Albertazzi invece gli risponde con successo, 60 Knorr 49 Arimo. 9 minuti e 13 secondi da giocare nel derby bolognese. La Knorr nella storia dei derby ne ha vinti 25, ne ha persi 15 e ha vinto soprattutto quando si è giocato in casa Arimo, 14 partite su 19. D'altronde il palazzo è sempre quello, in realtà è solo un dato statistico questo. Fallo, vediamo la decisione arbitrale, fallo è fischiato a Gallinari. Vedete la lotta sui rimbalzi, Gallinari arriva da dietro, va a franare su Feitl a 8 minuti e 44 secondi dal termine. Knorr 60 Arimo 49. Rimessa Arimo, è rientrato Bucci nella squadra di Mauro Di Vincenzo. Di Vincenzo, lo ricordiamo, ha allenato sia dall'una che dall'altra sponda, se n'è andato dalla Knorr con qualche dissapore e dunque ora si trova indubbiamente alla guida dell'Arimo con tanti motivi in più di rivincita. Rimessa assegnata alla Knorr, 8 minuti e 27 secondi al termine, 11 punti di vantaggio per la Knorr sull'Arimo. Roberto Brunamonti. Preferisce giocare con molta calma, gira bene la palla in attacco la Knorr e Brunamonti ha sfiorato il canestro dalla lunga distanza. Angeli per Daniele Albertazzi. Feitl
Feitl ha giocato 3 anni nei professionisti americani, già all'uscita dall'università il general manager dell'Arimo quella volta a Trieste aveva cercato di portarlo in Italia, c'è riuscito dopo lunghi inseguimenti, cioè dopo 3 anni di tentativi. Va a segno ora Albertazzi, Daniele Albertazzi, giocatore che in carriera ha disputato dei campionati brillantissimi e uno dei migliori tiratori da 3 punti della A1. 60-51 il punteggio per la CNOR. 7-27 al termine. Richardson, palla recuperata da Bucci, ma lo contrasta molto vigorosamente Gallinari. Vediamo la decisione arbitrale per la rimessa assegnata all'Arimo. Si gioca da quasi 13 minuti nella ripresa, vedete Mauro Di Vincenzo, allenatore dell'Arimo, in attacco, formazione in maglia bianca con Bucci sul quale c'è fallo di Coldebella. Claudio Coldebella, 21 anni, 1,98 m, è una delle promesse del basket italiano nel ruolo di play, cambio CNOR. Esce Clemon Johnson, entra Gus Binelli a 7 minuti e 6 secondi dal termine sul punteggio di 60 CNOR, 51 Arimo. Canestro da 3 punti. No, c'è un fallo. Fallo dopo il tiro, dunque 60-54 il punteggio per la CNOR sull'Arimo. L'Arimo si è riportata a meno 6, 7 minuti al termine. Franco Lauro. C'è Andrea Mingardi, autore dell'inno, fra l'altro della Virtus CNOR. Diceva Lucio Dalla pochi secondi fa, se segna questo, l'Arimo si riporta in partita, tutto è possibile. Sei d'accordo, Mingardi? Sicuramente non c'è stato il colpo del knockout quando poteva esserci e di conseguenza questo tiro da 3 di Bucci è rimesso in discussione, anche perché gli ultimi minuti saranno sicuramente un fatto nervoso, mentale, agonistico, quindi l'equilibrio della CNOR potrebbe anche perdersi nella bolgia. È in calo la Virtus? Ma forse no, forse c'è una reazione dell'Arimo che fino a questo momento ha tirato molto male. Fighter 4 su 15. Sì, esattamente, poi non è mancato solamente lui, secondo me anche McNeely non ha dato un grandissimo contributo, Zatti stesso, però i derby fanno storia a sé, io penso che sia solamente un fatto nervoso appunto questo tempo che rimane, chi la mette dentro anche in un casualmente può risolvere la partita. Bene, con Andrea Mingardi ci ritroveremo dopo nel nostro studiolo, intanto 62-54 per la Virtus che si è riportata più 8, 6 primi e 40 secondi alla conclusione, ancora Gianni De Cleva, io vado a raggiungere qualche altro personaggio mentre va a sbagliare in attacco. Ancora una palla persa dall'Arimo e dunque pallone a Coldebella per una nuova manovra dei bianconeri della Virtus. Coldebella dunque a impostare l'azione d'attacco della CNOR, l'errore precedente era di Dev Feitl. Richardson per Roberto Brunamonti, Brunamonti ha messo a segno i 2 tiri liberi molto importanti in precedenza, conferma di essere lui l'anima di questa squadra, andando a segno anche ora 16 punti di Roberto Brunamonti, miglior marcatore dell'incontro, mentre per l'Arimo ci sono 15 punti di George Bucci. Arimo in attacco con 10 punti da recuperare, dunque parziale ora di 4-0 CNOR, ma c'è un fallo per la difesa della Virtus. Il fallo dovrebbe essere di Coldebella. Quarto fallo di Claudio Coldebella, mentre ci sono 4 falli nell'Arimo per Massimiliano Angeli. Entra con il numero 15 Lauro Bon, 64-54, 5 minuti e 57 secondi alla conclusione di una partita che indubbiamente finora non ha tradito le attese, una partita combattutissima. Ricordiamo intanto che gli altri confronti di questa giornata si giocheranno questa sera alle 20:30, tutti in anticipo, e si giocherà anche sabato prossimo il 30 sempre alle 20:30, mentre l'anticipo televisivo come sempre alle 18 sarà Benetton Treviso contro Paini Napoli. A segno George Bucci, 64-56, la CNOR mantiene un margine di vantaggio che comunque non le dà alcuna sicurezza, come si è visto in precedenti situazioni l'Arimo ha avuto la forza di rendersi pericolosa, ora c'è una palla persa in attacco per
La Knorr gioca molto bene la palla in velocità, Bucci per McNeely, poi però preferisce rallentare il gioco la squadra di Di Vincenzo con Zatti che chiama lo schema, su di lui c'è Lauro Bon, va a sfruttare un blocco di Feitl ma non riesce a trovare molto spazio Zatti, poi Albertazzi al tiro da tre, lo sbaglia. Palla recuperata da Bon per Roberto Brunamonti. Mancano 5 minuti e 7 secondi al termine. Gusminelli. Rimbalzo di Chris McNeely che è saltato più alto di tutti. Ha un'elevazione eccezionale questo giocatore di 2 metri e 1 che combatte tranquillamente da pari a pari sotto i tabelloni con gente di 10 centimetri e anche 20 kg più di lui. Punteggio immutato, ci sono fasi in cui il nervosismo la fa da padrone, gli errori si sprecano in questa partita che vale molto più dei 2 punti, soprattutto per i tifosi che vincendo possono scuotere gli amici avversari per almeno una settimana. Brunamonti conferma di essere l'uomo fondamentale in questa partita, segnando da 3, 67 a 56. In tutti i momenti difficili della Knorr è stato Roberto Brunamonti a ridare il via ai vantaggi della squadra di Ettore Messina. Ora c'è fallo di Gusminelli, fallo di Binelli a 4 e 14 dal termine, punteggio Knorr 67, Arimo Bologna 56, tiri liberi. Sentiamo Franco Lauro. Sì Gianni, sono ancora qui nel parterre dove ho con me Luca Carboni, tifosissimo della Fortitudo, sembrava in rimonta, invece ora nuovo break per la Knorr, 67-56 più 11, ma c'è George Bucci in lunetta. Sì, ma mi sembrano troppo forti, comincio un po' a disperare. Ecco, ancora un errore dalla lunetta di Bucci, troppi errori sia al tiro sia dalla lunetta dei personali, vero Luca? Sì, molti errori dalla lunetta, ma soprattutto loro hanno avuto una grande difesa, ci hanno fatto sempre fare dei tiri forzati e credo che sia stato questo soprattutto la chiave dell'incontro. Senti, anche Angeli, sembrava la promessa all'inizio della stagione proveniente da Forlì, oggi è un pochino mancato, ecco come dicevi tu, forse anche lui ha forzato troppe conclusioni dalla grande distanza. Sì, ma devo dire che oggi ho visto un nervosismo notevolissimo nell'Arimo, mentre invece la Virtus è scesa in campo con molta sicurezza e anche molta tranquillità, per cui credo che il nervosismo abbia giocato appunto anche questi scherzi qua di forzare eccessivamente dei tiri, sbagliare dei passaggi come questi, fare delle cose così un po' sbadate. Ecco, questo è Luca Carboni, una settimana che si preannuncia difficile per i tifosi fortitudini, se dovesse finire male, mancano 3 prime 43, tutto è ancora possibile, però come ricordava Gianni De Cleva, Bologna vive moltissimo questo derby, lo sente sotto la pelle. Sì, Bologna lo sente molto, devo dire che però insomma dobbiamo cercare di essere sereni e insomma non lasciarci andare a violenze facili, gratuite. Ecco, benissimo questo appello, naturalmente alla calma, ma avete visto nel secondo tempo, dopo un finale arroventato del primo tempo, tutto è andato liscio, mancano ancora però 3 e 43 da giocare. In lunetta Roberto Brunamonti a segno ancora, 69 Knorr 57 Arimo, 3 e 40, in attacco Zatti per l'Arimo, la palla a Feitl, si alza dai 6 metri, ancora un errore di Feitl, una giornata assolutamente negativa la sua, e in linea ancora Gianni De Cleva. Feitl infatti a 4 su 17 al tiro, mentre dall'altra parte continua la grande partita di Roberto Brunamonti che aveva messo a segno anche i tiri liberi, in precedenza aveva costretto al fallo George Bucci. Brunamonti è probabilmente l'uomo decisivo in questo confronto che si sta delineando come un successo Knorr, a 3 minuti e 13 secondi dal termine, Knorr in attacco, Brunamonti, serve Gallinari, Gallinari al tiro, e indubbiamente un'occasione rara per i telespettatori. Gallinari non è uno che ami molto tentare le conclusioni, lo fa in allenamento e anche bene, ma in partita non tira praticamente mai, infatti ha sbagliato. 3 minuti e 9 secondi al termine, la Knorr ha 12 punti di vantaggio, 69 a 57 il punteggio, c'è un time out, sentiamo dunque ancora Franco Lauro, poi seguiremo in diretta le ultime battute di questo incontro. Sì Gianni, e siamo ancora nel parterre, questa volta con un calciatore di fama bolognese, Doc
Beppe Dossena, oggi a riposo, il campionato di calcio è fermo. Allora un giudizio di Beppe Dossena da appassionato, ma mi sembra che Beppe Dossena non abbia simpatie né virtustine né fortitudine. No, esatto, io essendo di Milano faccio il tipo per quella squadra. Ecco, Bologna ti ha adottato come calciatore, no? Però sei venuto al derby di Bologna perché senti in particolare anche tu questa partita. Ecco, qual è il gusto di seguire una partita di basket? Una partita come il derby di Bologna? Il fatto di non avere nessuna squadra in particolare per cui tifare è già importante, però qui ci sono sempre grandi squadre e l'atmosfera è veramente di quelle più belle, quindi sono qui perché a me piace il sport e piace questo modo di viverlo. Senti, a questo punto, quando va ancora a sbagliare in attacco la Fortitudo, ma recupera palla ancora Bucci, ti sembra tutto deciso, credi che ancora possa succedere tutto in due premi a 45, ancora un errore di Bucci, poi la palla recuperata da Lauro Boni in contropiede, va quasi contro l'arbitro Popito Maggiore, poi tiene palla opportunamente la Knorr. Sì, sono partiti male come quando succede nel calcio, insomma, chi è più debole o parte molto bene o ha sempre dei problemi, credevo che fosse solo una questione momentanea, però l'intensità e la velocità dei passaggi dimostrano che a segno ancora Bon. Hanno dimostrato e dimostrano che hanno delle difficoltà a giocare. Potremmo dire che questo 2:15 al termine, 57 a 72 per la Knorr, ancora Gianni De Cleva. E probabilmente questo è il canestro decisivo di Lauro Bon che porta la Knorr a più 15, anche se gli risponde immediatamente Chris McNeely. 72 a 59, Lauro Bon ha realizzato un canestro importante a meno di due minuti ormai dal termine di questa stracittadina. Knorr in attacco con 13 punti di vantaggio, 72 a 59. Roberto Brunamonti, uomo guida anche della nazionale azzurra, lo ricordiamo, ora si fa rubar palla da McNeely, McNeely molto attento che va a schiacciare due canestri consecutivi di Chris McNeely, ma il punteggio dice ancora Knorr, 72 a 61, 1 minuto e 35 secondi soltanto alla conclusione di questo interessante confronto e c'è fallo su Richardson, il fallo attribuito a Chris McNeely, dunque avrà la possibilità di andare ai tiri liberi eventualmente Richardson fa segno a Messina di rinunciare, Ettore Messina che da quest'anno guida la formazione bolognese dopo essere stato per anni l'uomo che ha formato tutti i giovani della Knorr vincendo fra l'altro una serie impressionante di scudetti giovanili. È d'accordo, dicevamo, Messina con Richardson, uno dei grandi dell'NBA, arrivato in Italia, e lui ora ancora palla per Brunamonti, manca 1 minuto e 18 secondi, la Knorr ha tutto l'interesse a giocare al limite dei 30 secondi, Richardson si trova una stoppata di Zatti, peraltro giudicata irregolare dall'arbitro Fiorito, e dunque Rai Sugar Richardson, vedete il regista saraceno ci ha riproposto questo intervento, entusiasmo dei tifosi di parte Knorr, e Richardson in lunetta con i tiri liberi a disposizione, sbaglia il primo tiro libero Richardson, giocatore che era stato indicato nel miglior quintetto difensivo dei professionisti americani per due anni, è stato primo negli assist e nelle palle recuperate, dunque un giocatore di grandissimo livello che poi ha avuto dei problemi che lo hanno costretto a lasciare il basket, è stato recuperato qui in Italia. Brunamonti per Richardson, vediamo come concluderà questa azione, Richardson preferisce servire col De Bella e sfuma quella che poteva essere soprattutto un'azione spettacolo. Bucci va a segno da tre punti riducendo lo svantaggio Arimo, comunque 73 a 64 per la Knorr, 40 secondi al termine della partita, 40 secondi al termine, 34 secondi, vediamo Bucci ancora da tre punti, Bucci forza molto la conclusione come è giusto, d'altronde in una situazione di questo genere c'è uno scontro verbale fra Bucci e Coldebella, piovono ancora alcuni oggetti in campo, a questo punto è solo lo sfogo della rabbia, 73 a 64 per la Knorr sull'Arimo, 27 secondi soltanto da giocare, una bella partita interpretata con molto agonismo da entrambe le formazioni.
La Knorr ha dimostrato di essere in un momento particolarmente brillante, d'altronde domenica scorsa aveva vinto sul difficile campo dell'Enimont di ben 25 punti. Daremo dunque è capitata nel derby in un momento piuttosto difficile. Bucci conferma di essere grande in queste circostanze, 24 punti per lui, due bombe realizzate negli ultimi secondi, 73-67, l'Arimo ha più che dimezzato lo svantaggio, ma ormai 13 secondi soltanto per la Knorr è sufficiente tener palla. Sceglie ovviamente la rimessa laterale rinunciando ai tiri liberi, se ne carica Richardson per Coldebella. A tre uomini che possono tenere palla, Coldebella forza l'entrata in questa circostanza quando forse era meglio controllare, comunque ha subito fallo di McNeely, quarto fallo di Chris McNeely per quello che può contare a 11 secondi dal termine. Nor Bologna 73, Arimo 67, Claudio Coldebella in lunetta con i tiri liberi. Ancora un tiro libero per Coldebella, 74-67 il punteggio, mentre il pubblico di parte Arimo grida grazie lo stesso. 75-67, fermato Zatti da Coldebella, Richardson 3 secondi, 2 secondi, schiacciata di Richardson a siglare il finale della partita con la vittoria della Knorr sull'Arimo sul punteggio di 77-67, un Arimo che in diverse occasioni è riuscita a riportarsi sotto, a riaprire un confronto che peraltro la Knorr in certi momenti aveva dato l'impressione di poter dominare raggiungendo il secondo tempo.